Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono la Fra e questo video sarà dedicato ad un personaggio un po' inaspettato e molto secondario della saga di Metal Gear, ma che nonostante questo possiede un alone di mistero e di fascino che lo rende unico ed indimenticabile. Parliamo di Decoy Octopus. Da nome e passato sconosciuti, Decoy Octopus può facilmente essere dimenticato quando si cita la trama di Metal Gear, in quanto ne farà parte attivamente, ma mai apparirà. Nonostante quindi rimanga solo un fantasma all'interno del primo titolo della saga, è riuscito a catturare l'attenzione e la curiosità dei fan, che spesso sono alla ricerca di maggiori informazioni su di lui. In effetti, al contrario di quello che si possa pensare, Octopus ha un background abbastanza delineato, che in realtà nulla ha da invidiare ad altri membri di Foxhound. In questo video quindi parleremo della sua storia e del suo ruolo all'interno dell'attentato di Shadow Moses. Nato in Messico negli anni 70, si appassionò in giovanissima età all'arte dell'inganno e del camuffamento. Sembra che questo inconsueto interesse lo avesse portato a trasferirsi negli Stati Uniti ed iniziare una professione ad Hollywood. Prima come esperto di effetti speciali e successivamente come attore, Decoy impiegò la sua straordinaria inventiva e passione nel grande schermo. Possiamo ipotizzare quindi, conoscendo le sue doti, che in questo campo contribuisse grazie alla creazione delle sue realistiche maschere e nell'interpretazione come stuntman oppure controfigura. Successivamente, però, le sue abilità lo portarono ad essere notato e reclutato dalla CIA per lavorare come sosia di grandi personalità durante missioni top secret e rischiose. Ciò che Octopus doveva fare in questi casi era semplicemente imitare il personaggio e fingersi quest'ultimo. Proprio questi suoi compiti gli conferirono poco a poco la sua prima parte del nome in codice. Decoy, infatti, in inglese significa esca. Ovviamente questi incarichi erano molto rischiosi, ma solamente un agente dotato del suo talento avrebbe potuto portarli a termine. La sua dote rasentava infatti genialità e follia. Per riuscire ad imitare qualsiasi personalità, Octopus affinò negli anni sempre di più la sua tecnica, arrivando a rinunciare persino alla propria immagine. Spesso in missione doveva indossare delle maschere molto realistiche e sottili, che raffigurassero i volti più disparati. Per favorire la facilità dell'indossarle e dell'adattare al suo volto le innumerevoli protesi, Octopus si fece amputare naso ed orecchie. Se questo può sembrare folle, però, è solo una parte della sua straordinaria immedesimazione. Studiò più di 10 lingue diverse, che era in grado di parlare fluentemente. Sembra addirittura che arrivò a farsi impiantare nelle corde vocali una sorta di dispositivo elettronico che gli avrebbe permesso di imitare perfettamente la tonalità della voce di chiunque, uomini o donne. Per infiltrarsi e sostituirsi a diversi personaggi, era necessaria inoltre una grande capacità di movimento, rapido e silenzioso. Sembra che Octopus arrivò ad imparare a disarticolare le proprie giunture ossee per riuscire a passare anche in fessure apparentemente troppo piccole per gli esseri umani. Come ultima prova della sua dedizione e follia, vi è il fatto che a volte, prima di impersonare qualcuno, Octopus usava osservarlo per lungo tempo per impararne la pose, gli atteggiamenti e persino le abitudini culturali. Inoltre, come avverrà nel caso di Anderson, sarà disposto a travasare nelle sue vene l'intero sangue della vittima, se defunta. Questo ultimo particolare, che può sembrare apparentemente senza senso, va contestualizzato all'interno dell'universo di Metal Gear Solid. Nel sangue, infatti, gli individui possedevano personali nanomacchine e grazie all'utilizzo di apparecchiature scientifiche avanzate, senza la sostituzione dei fluidi, sarebbe stato possibile scoprire lo scambio. Inoltre, possiamo immaginare che la sua identità avrebbe ingannato anche un eventuale esame del DNA, effettuato attraverso un prelievo.
Sulle sue abilità si diffusero anche delle voci che parlavano del suo utilizzo del biofeedback, una capacità che avrebbe acquisito con l'esperienza e che gli avrebbe permesso addirittura di controllare reazioni fisiologiche legate a patologie. Per esempio, quindi, se il personaggio che doveva interpretare soffriva di emicrania oppure di asma, Octopus poteva indurre nel suo organismo queste stesse patologie e portare a termine un'interpretazione ancora più realistica. Proprio per il fatto che la sua imitazione rispecchiava al 100% la vittima e che era in grado di adattarsi alla fisionomia di chiunque, venne denominato Octopus, ovvero piovra, un animale capace di mutare il colore a seconda del suo stato d'animo ed assumere pose più disparate. A causa però della sua completa devozione all'arte del camuffamento, sembra che la sua stabilità psichica avesse iniziato a vacillare e che la gente soffrisse di disturbi di personalità e di crisi di identità. Poco prima degli eventi di Shadow Moses, Octopus verrà reclutato da Liquid Snake per entrare a far parte di Foxhound. Possiamo supporre che fu scelto proprio per le sue capacità, che avrebbero potuto essere sfruttate durante l'azione sovversiva che poco dopo l'organizzazione metterà in atto in Alaska. Octopus sarà infatti un tassello fondamentale per la riuscita del piano di Liquid Snake. Il terrorista aveva lo scopo di ottenere dai suoi ostaggi le due parti del codice necessario per l'attivazione del Metal Gear Rex. Uno di questi, però, Donald Anderson, aveva perso la vita durante la tortura mirata a fargli rivelare la sua password. Rimasti quindi senza un modo per ottenere la terribile arma nucleare, i terroristi dovettero escogitare un piano alternativo. L'idea di impiegare la capacità di Octopus fu di Psycho Mantis. Decoy si sarebbe finto l'appena defunto Anderson e avrebbe cercato di ottenere informazioni da Solid Snake in merito all'utilizzo della scheda PAL, in grado di attivare il Rex, ma della modalità di funzionamento della quale i terroristi non erano a conoscenza. Per essere in grado di essere riconosciuto sui dispositivi radar forniti a Solid Snake, Octopus si iniettò il sangue di Anderson e le sue nanomacchine, divenendo visibile sul monitor dell'agente come un puntino verde. Oltre a questo, indosserà gli stessi abiti della sua vittima e ne simulerà voce ed aspetto grazie ad una realistica maschera. Quest'ultima sarà ben visibile nella scena nella quale Vulcan Raven recupererà il suo corpo ormai privo di vita. Come sappiamo, infatti, l'incontro con Solid Snake sarà letale alla gente, che rimarrà infettato dal Fox Dye, essendo una delle vittime previste dal virus. La cura maniacale che vi è dietro alla costruzione di un personaggio che nemmeno appare direttamente nel gioco lascia trasparire la passione e l'impegno che vi fu nella produzione del primo capitolo della saga. Octopus, oltre a citare la grandissima passione di Kojima per il mondo del cinema, iniziò ad abbozzare alcuni temi come quello dell'identità, dell'inganno o della follia che verranno potentemente ripresi nei capitoli successivi, dove sarebbe stato senza dubbio meraviglioso poterlo rincontrare per approfondire la sua storia e magari anche le motivazioni che lo spinsero a partecipare all'attentato di Shadow Moses, che invece rimangono completamente sconosciute. Il mistero è ciò che comunque rende il personaggio così interessante. Dalla natura inquietante, folle e geniale, nonostante scopriremo nelle guide e nei codec diverse informazioni su di lui, mai riusciremo a comprenderlo e inquadrarlo completamente. Vissuto esclusivamente per immedesimarsi nei suoi personaggi, lo conosceremo e lo vedremo perdere la vita proprio sotto mentite spoglie.